19 carri allegorici e 4 gruppi folcloristici. Domani gran giorno per il carnevale a Treviso, trasmesso in diretta dalle 15 da Antenna 3. Un martedì grasso di festa in centro, con gli occhi di tutti rivolti alla sfilata, cercando di indovinare il vincitore del concorso per il carro più bello, più emozionante e più creativo. Mascherine, costumi, stelle filanti e pubblico di tutte le età faranno da cornice a questo appuntamento, atteso da mesi tra chi è al lavoro per allestire i carri. Due infatti concorsi in programma, con altrettanti trofei in palio: il Città di Treviso per i carri, il trofeo fedeltà per i gruppi folcloristici. La sfilata, sotto la regia di Carlo Bagliana, partirà alle 14 da piazzale Burchiellati, seguendo il percorso ormai tradizionale, sotto le mura in senso antiorario, da viale Fra Gioconda a piazza Matteotti, attraverso Corso del Popolo, via Indipendenza e piazza San Leonardo. Presidente di giuria, in rappresentanza del carnevale di Viareggio, gemellato con il capoluogo della marca, sarà Pietro Bresciani, affiancato da un rappresentante di ogni carro e da Fulvio Zugno, presidente di Ascopiave. A collaborare tutte le associazioni di categoria cittadine. I consigli per gli spettatori sono quelli di arrivare in anticipo, ricordando che già alle 7 sarà vietato il parcheggio in via Castello d'Amore, mentre dalle 11 alle 20 divieto esteso nelle vie interessate dalla sfilata. In caso di maltempo, ipotesi speriamo remota, con le previsioni che parlano di cielo nuvoloso, la manifestazione sarà rinviata a sabato. Per tutti comunque, diretta dalle 15 su Antenna 3, anche in streaming per chi volesse seguirla, perché no, anche dalle strade della sfilata.